Gennaro, seguo sempre con interesse i tuoi servizi giornalistici e volevo segnalarti una situazione di pericolo che ho riscontrato in via Giambattista Vico a Ischiaponte. Nei giorni scorsi la strada era bagnata e per oltre 10 minuti io e altri automobilisti non siamo riusciti a percorrerla perché le ruote slittavano e giravano a vuoto sui basoli lisci e bagnati dalla pioggia. Lo so che questa cosa la denunci da anni, ma ritornaci su questo argomento perché ora non se ne può proprio più. Sin qui la richiesta di un cittadino per la quale con la nostra telecamera ci siamo immediatamente recati nella strada che dal centro storico di Schiaponte porta alle frazioni collinari del paese. A parte la pericolosità dei basoli lisci e pericolosissimi che vanno sostituiti o scalpellati per renderli ruvidi e quindi antiscivolo, cosa che oltre a denunciare con forza nel passato ho personalmente chiesto che venisse fatto al sindaco facente funzioni Enzo Ferrandino, ma inutilmente, visto che nulla è stato fatto sino a questo momento. In via Giambattista Vico sono evidentissimi i segni dell'abbandono sociale a cui l'amministrazione comunale guidata da Giosi Ferrandino negli ultimi 10 anni ha relegato questa strada e l'intero paese. Oltre ai basoli lisci, spaccati e pericolosamente dissestati, alcuni dei quali fuoriescono dal selciato sotto forma di lama di coltello, i marciapiedi in alcuni tratti sono letteralmente impraticabili a causa del sollevamento dei mattoncini che lo compongono. Ma non è tutto, infatti un residente ci faceva notare anche la presenza di un dente di marciapiede staccatosi e pericolosamente abbandonato per terra e altri pericoli. È qui da anni questo dente di marciapiede e nessuno provvede a risistemarlo nonostante le segnalazioni fatte a chi di dovere. Inoltre verso l'incrocio con via Cartaromane il marciapiede termina ad un'altezza di circa mezzo metro da terra e l'altro ieri un signore è caduto rovinosamente a terra perché non c'è nessun segnale, soprattutto di sera è impossibile accorgersi dello dislivello che c'è, ci ha detto sconsolato il cittadino ischitano nel mentre eravamo impegnati a realizzare le riprese. Ma non è tutto, infatti tranne nell'ultimo tratto dove negli anni scorsi sono stati effettuati i lavori di incanalamento delle acque piovane, qui ogni qualvolta piove la strada diventa un vero e proprio fiume in piena con tutti i rischi e i pericoli che questo comporta per residenti e viandanti. A fare poi da corollario, indegno di un paese civile, lungo questa strada ci pensano la sporcizia e le erbacce, che abbondano ovunque. Ma in via Giambattista Vico, come se non bastasse il dissesto della strada e dei marciapiedi, la presenza di sporcizie e di erbacce che non vengono rimosse, c'è anche un palo della luce, quello che vedete in fondo alle mie spalle, corroso alla base dalla ruggine e bucato, che attende di essere sostituito. Il palo della luce arrugginito e bucato alla base e quindi per questo a potenziale rischio crollo si trova nelle vicinanze dell'incrocio con via Cartaromana. Amministratori comunali, cosa aspettate a sostituirlo? Cosa aspettate a dare un po' di dignità a questa centralissima zona del nostro comune? Nel chiedere all'amministrazione comunale un intervento urgente di messa in sicurezza dei via Giambattista Vico e dei marciapiedi laterali, l'invito ai cittadini residenti in questa strada a non dimenticare alle prossime elezioni di primavera il totale abbandono in cui gli amministratori comunali uscenti hanno relegato la vostra strada, che a tutt'oggi si presenta sporca e pericolosa.